Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O Gesù Redentore, immagine del Padre, luce d'eterna luce, accogli il nostro canto. Per radunare i popoli nel patto dell'amore, distendi le tue braccia sul legno della croce. Dal tuo fianco squarciato effondi sull'altare i misteri pasquali della nostra salvezza. A te sia lode, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Davanti alla folla proclamava: chi ha sete venga a me e beva. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te a me della mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani, mi sazierò come all'alto convito, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne. Tu sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E la folla proclamava: chi ha sete venga a me e beva. Venite a me, voi che siete stanchi ed oppressi, e io vi farò riposare. Benedite opere tutte del Signore, Signore, lodato e esaltato nei secoli. Benedite angeli del Signore, Signore, benedite cieli, Signore. Benedite piogge rugiate, Signore, benedite venti tutti, Signore, benedite fuoco e calore, Signore, benedite freddo e caldo, Signore. Benedite rugiada e brina, Signore, benedite gelo e freddo, Signore, benedite ghiacci e neve, Signore, benedite notti e giorni, Signore. Benedite luce e tenebre, Signore, benedite folgore e nubi, Signore. Benedica la terra, Signore, la lode e le esalti nei secoli. Benedite monti e colline, Signore, benedite creature tutte che germinate sulla terra, Signore, benedite sorgenti, Signore, benedite mari e fiumi, Signore. Benedite mostri marini e quando si muove nell'acqua, Signore, benedite uccelli tutti dell'aria, Signore, benedite animali tutti e selvaggi e domestici, Signore. Benedite i figli dell'uomo, Signore. Benedica Israele, Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite i sacerdoti del Signore, Signore. Benedite o servi del Signore, Signore. Benedite i spiriti e anime dei giusti, Signore. Benedite i figli umili di cuore, Signore. Benedite Anania, Azaria, Misaele, Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Venite a me, voi che siete stanchi e oppressi, ed io vi farò riposare. Figlio, dammi il tuo cuore, i tuoi occhi seguano le mie vie.
Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli, gioisca Israele nel suo Creatore, esultino il loro Re, i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti nei loro giacigni, le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani. Per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, per stringere in catene i loro capi, i loro nobili ceppi di ferro. Per eseguire su di essi il giudizio già scritto, questa è la gloria per tutti i suoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre. Figlio, dammi il tuo cuore, i tuoi occhi seguono le mie vie. Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Prendete il mio giogo su di voi, imparate da me. Prendete il mio giogo su di voi, imparate da me. Io sono mite e umile di cuore. Imparate da me. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Prendete il mio giogo su di voi, imparate da me. Nella sua bontà misericordiosa, Dio venne a visitarci e redimere il suo popolo. Tu è Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Come aveva un buon Gesù, per toccare i suoi santi profeti di tempo. Salvezza dei nostri nemici, e dalle mani di quanti ci odiano. Così gli ha concesso misericordia ai nostri padri, e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore di santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparare per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza e la remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto il suo sole che sorge. Lo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli secoli, amen. Nella sua bontà misericordiosa, Dio venne a visitarci e a redimere il suo popolo. Alleluia. Thank you.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Preghiamo. O Dio, fonte di ogni bene, che nel cuore del tuo Figlio ci hai aperto i tesori infiniti del tuo amore, fa che rendendogli l'omaggio della nostra fede adempiamo anche al dovere della giusta riparazione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Le ritirerò dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti di Israele, nelle valli e in tutte le praterie della regione. Le condurrò in ottime pasture e il loro ovile sarà sui monti alti di Israele. Là riposeranno in un buon ovile ed avranno rigogliosi pascoli sui monti di Israele.
Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare, oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore e non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore e non manco di nulla. Su pascoli erbosi il Signore mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Il Signore è il mio pastore e non manco di nulla. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. E abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Ora a stento si trova chi si è disposto a morire per un giusto. Forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona da bene. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi, perché mentre ancora eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti quando eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Io sono il buon pastore, dice il Signore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai farisei e agli scribi questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova? Ritrovatela, se la mette in spalla, tutto contento. Va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore Gesù Cristo. Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio. Luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui. Tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. Già ce ne risiede alla destra del Padre, e di nuovo il rame della gloria. Per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. E con il Padre il Figlio adorato, glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Nella solennità del Sacro Cuore di Gesù rivolgiamo la nostra umile preghiera. Preghiamolo per i vivi e per i defunti, il Signore della vita e della morte. A Lui diciamo: nel tuo amore donaci santi sacerdoti. Nel tuo amore donaci santi sacerdoti. Perché i sacerdoti siano testimoni dell'amore infinito di Dio e diffondano nel mondo il suo regno di amore, preghiamo. Donaci santi sacerdoti. Santi sacerdoti. Perché Gesù riveli ai sacerdoti le profondità del suo amore, li conduca a modellare il loro cuore sul suo e li santifichi, identificandoli sempre più con Lui, sommo ed eterno sacerdote, preghiamo. Nel tuo amore donaci santi sacerdoti. Perché i ministri di Cristo siano dispensatori di salvezza, maestri di vita, testimoni di carità, preghiamo. Nel tuo amore donaci santi sacerdoti. Perché i sacerdoti che sono venuti meno al loro ministero attingono forza dal cuore di Cristo e restino attivi nella Chiesa con opere di bene, preghiamo. Nel tuo amore donaci santi sacerdoti. Dona, Signore, sante vocazioni e perseveranza nelle nostre comunità, per Cristo nostro Signore. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Guardo, Padre, l'immensità, l'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga il perdono dei tuoi peccati. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per il Signore nostro Gesù Cristo.
innalzato sulla croce nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi e dalla ferita del tuo fianco fuse sangue d'acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini attirati al cuore del Salvatore attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero unito agli angeli e ai santi, proclamiamo la tua lode. Santo è il Signore, Dio dell'universo. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, 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 nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Facciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione, l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci ammesso alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo si riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Ciro e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Vergine Maria, San Giuseppe, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Venendo al comando del Salvatore e formate al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi benigno la pace nei nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia, saremo liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto agli apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio. E togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, e togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, e togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sono salvato. Rivolgiamo oggi al Sacro Cuore di Gesù, nella questa solennità così grande, la nostra preghiera, la nostra supplica. Cristo, che ci ha tanto amati, la presenta proprio attraverso quel cuore che ha tanto amato gli uomini e ha dato se stesso per la nostra salvezza. E oggi, in questa solennità del Sacro Cuore di Gesù, rivolgiamoci a Lui. Preghiamolo per la Santa Chiesa, per la santificazione dei sacerdoti, per le nostre intenzioni, per quanti oggi si rivolgono al suo sacratissimo cuore. O Gesù, Pontefice eterno, Pastore buono, fonte di vita, che per singolare munificenza del tuo dolcissimo cuore ci hai dato i nostri sacerdoti, a fine di compiere in noi quei disegni di santificazione
che la tua grazia ispira ai nostri cuori. Noi ti preghiamo, vieni in loro aiuto con la tua misericordia soccorritrice. Sia in essi, o Gesù, viva nelle opere la fede, incrollabile nelle prove la speranza, ardente nei propositi la carità. La tua parola, raggio dell'eterna sapienza, divenga per la continua meditazione l'alimento perenne della loro vita interiore. Gli esempi della tua vita e della tua passione si rinnovino nella loro condotta e nelle loro sofferenze, e a erudizione nostra, a luce e conforto dei nostri dolori. Fa, o Signore, che i nostri sacerdoti, distaccati da ogni mondano interesse e unicamente solleciti della tua gloria, persistano fedeli al dovere con pura coscienza fino all'estremo anelito. E quando con la morte del corpo rimetteranno nelle tue mani la ben compiuta consegna, abbiano in te, Signore Gesù, che fosti in terra loro maestro, l'eterno premio della corona di giustizia nello splendore dei santi, e così sia. Preghiamo. Questo sacramento del tuo amore ci attiri verso il Cristo tuo Figlio, perché animati dalla stessa carità sappiamo riconoscerlo nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Siamo vicini oggi all'Inter Cordioli per la dipartita del suo fratello Sebastiano Cordioli. Possa l'onnipotente e misericordioso Signore possa attirare a sé l'anima benedetta di suo fratello Sebastiano, uomo semplice, uomo lavoratore, uomo dedito alla famiglia. Festeggiamo oggi anche il compleanno di Cristina Guzmano. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.
violenza, scandali, imbrogli e mali, dove sono finiti i veri grandi ideali? È vero, il mondo oggi si dipinge a tinte scure, scure, scure. Si esaltano gli equivoci, le scene crude e dure, dure, dure. Soldi facili, successi, colpi, le usa, certa, però mi si permetta, non è questa la sola umanità. Ritorna la luce, ma
mano, non dileguimai più la tua splendida.